Ciao a tutti, sono Ramona e vi do il benvenuto sul mio canale Storie di Cucina. La ricetta di oggi è davvero semplicissima da realizzare. Una mousse al cioccolato che si prepara con solo 3 ingredienti. Non userò gli albumi per questa ricetta, ma un ingrediente un po' particolare. Prima di iniziare, però, volevo ricordarti di iscriverti al mio canale e attivare la campanella, così da non perdere nessun video. Ma ora iniziamo con la ricetta. Scola una scatoletta di ceci già precotti. Mi raccomando, tieni da parte l'acqua. Sarà proprio l'ingrediente principale di questa ricetta. Inizia a montare l'acqua fava con le fruste. Aumenta man mano la velocità, poi aggiungi poco per volta lo zucchero in più riprese. Vedrai che inizierà ad aumentare di volume. Dovrà avere la consistenza degli albumi montati a neve. Nel frattempo, sciogli il cioccolato a bagnomaria oppure nel microonde. Io ho scelto quello fondente, ma va benissimo anche quello al latte. Lascialo intiepidire, poi aggiungilo all'acqua fava montata. Mescola delicatamente, presta attenzione a non lasciare il cioccolato sul fondo della ciotola. Man mano che mescoli, il composto si smonterà leggermente. Non ti preoccupare, è normale. La mousse è pronta. Ora dovrai semplicemente metterla nei bicchierini. Io ho usato 2 tazze da cappuccino. Ovviamente puoi usare quello che preferisci. Quando avrai riempito le tazze, sbatti leggermente per far scendere bene il composto. Poi fai riposare in frigo. Minimo 2 ore, meglio se le lasci tutta la notte. Ecco, la mousse è pronta. Volendo, puoi già gustarle così. Io ho deciso di guarnire con un po' di panna montata e del cioccolato. Ci sta benissimo anche solo un po' di cacao oppure della frutta fresca. Prima di vedere questo video, sapevi che l'acqua fava si può usare in sostituzione degli albumi? Se vuoi qualche idea per cucinare i ceci che hai avanzato, sul mio blog trovi tante idee. Io ti ringrazio per aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un like, un commento e condividilo con tutti i tuoi amici. Se provi questa ricetta, mandami la tua foto, io sarò felice di ricondividerla. Per altre ricette, io ti aspetto su tutti i miei social. Ciao e alla prossima!